Ciao a tutti, allora spero che questa sia la volta buona perché questo video l'avrò girato 10 volte almeno e dovevo pubblicarlo infatti tantissimo tempo fa. Il problema è che appunto non riuscivo a finire di girare il video, ho avuto poco tempo libero. Poca voglia di fare qualsiasi cosa. La mia vita in questo periodo è fatta di sonno, quindi sono poco attiva in tutto, ma in ogni caso anche nella mia vita sono poco attiva. E lavoro la mattina, il pomeriggio muoio. Comunque volevo ricordare nuovamente alle persone che hanno i canali e che appunto io seguo che non sto commentando. Però sto continuando a vedere video, sto continuando a mettere il mi piace ai video, non commento semplicemente perché per guardare un video mi ci vuole un po' perché lo guardo in 3-4 volte perché ogni volta mi addormento e di conseguenza poi non riesco a commentare. Però insomma volevo dirvi che in ogni caso sto continuando a guardare i vostri video. E allora, questo è il video invece dei prodotti finiti, del periodo che è un periodo lungo, nel senso io metto da parte i prodotti finiti quando ne un po' faccio il video. In realtà non c'è un mese o okay. Che. Questi dovrebbero essere più o meno di due prodotti finiti in 2 mesi, però insomma, così mi prude tantissimo un gomito. E quindi niente, inizio perché sennò ci si fa buio. Allora, come primo prodotto vi faccio vedere questo qua che è l'olio, quello tradizionale di Monoi della Yves Rocher. Allora, questo olio ha un buon inci, è veramente un buon inci e ha un odore fantastico, ma veramente fantastico. Rimane, persiste, soprattutto se dopo vi vestite, rimane nei vestiti, è fantastico. Io questo qua più che altro l'ho utilizzato nei massaggi, che comunque sono io ogni tanto così a amici, faccio massaggi perché appunto sono estetista, quindi ogni tanto quando c'è la giornata libera massaggi e questo l'ho utilizzato appunto per quel motivo lì, l'ho anche utilizzato su di me e è buonissimo, molto idratante, ovviamente è unto perché è un olio, costa sui 9 euro, scontato nell'album appunto delle consigliere di bellezza, se vi capita provatelo perché è veramente buono. Poi se riesco guardo di mettervi l'inci di questo olio, il problema è che non posso fare l'editing del video perché mi si blocca il programma quindi è un po' un macello. Probabilmente metterò una nota, ma credo che se guardate il video con il cellulare le note non riusciate a vederle. Comunque, ora si vede. In ogni caso, questo è un ottimo prodotto che ricomprerò. Ora ho preso l'olio secco, sempre uguale a questo, ma secco. Ma ho intenzione di prendere nuovamente anche quello là. Poi ho finito questo qua che è lo shampoo di Lavera della linea Basis Sensitive. Questo è quello anticaduta, rinforzante, insomma, non mi ricordo. Eccolo. Trattamento ricostituente, idratazione e volume per capelli deboli e strapazzati. A me questi shampoo di questa marca piacciono tantissimo. Credo che sia un pinzo. Ovviamente il telefono, vai, ora si inizia questo video, non riuscirò a finirlo neanche questa volta. In ogni caso è uno shampoo che a me piace tantissimo, come tutti quelli di Lavera, quasi tutti. Sono un po' densi, però io in ogni caso l'ho utilizzato sia diluito sia così puro e mi sono trovata molto bene. Lava molto bene i capelli senza essere aggressivo e non li appesantisce, rimangono puliti per qualche giorno, è buono, un buon prodotto. L'unica cosa che non mi piace è questo odore agrumatino, strano, leggerino che c'è in molti prodotti tedeschi. Io l'odore non mi piace, però per il resto è un buon prodotto. Sul
sul sito di Accoperte costa sulle 3 euro, quindi ci può stare. Poi ho finito, vabbè, questi batuffolini di cotone, io li utilizzo per togliere lo smalto, nulla di che, costano poco, li prendo. Scusatemi, come anche questo qui, questo è proprio un acetone, l'avevo finito, ho preso la prima cosa che mi è capitata, sì, vabbè, togli lo smalto, nulla di che. Poi altro prodotto finito, crolla tutto, oddio, che noia. Poi mi sono svegliata da poco, sto cercando di fare il più velocemente possibile per andare al mare, visto che è domenica e tutti escano, vorrei fare qualcosa anch'io della mia vita oggi, ma non lo so. Comunque, ho finito questa qua, che è la maschera di Glenova. Questa è quella idratante con olio di cocco, pagata 1,20 euro dai cinesi, però comunque la marca Glenova è una marca italiana. Si trova appunto, queste maschere si possono trovare, io le trovo solo da cinesi, però... Si possono trovare anche tipo in quei negozietti tutto 1 euro, risparmio casa, in alcuni acqua e sapone, quindi allora l'odore è molto simile a quello del balsamo della Splendor al cocco. È un balsamo, non è una maschera un po' liquidina che utilizzavo come balsamo. Per non far entrare l'acqua nel barattolo ogni volta che l'andavo a prendere, io l'avevo messo in questo contenitore con il dosatore, così era molto molto comodo. È una maschera da 1,20 euro, quindi non fa miracoli, mi è piaciuta, però prendetela come una maschera da 500 ml che costa 1,20 euro, quindi non può essere strepitosa, però mi è piaciuta. Magari applicavo un po' più di prodotto e i miei capelli come sono incartata con l'italiano, per rendere i capelli più pettinabili e più morbidi bastava applicare un pochino più di prodotto. Col fatto che il prodotto è tanto, costa 1,20 euro, ne applicavo un po' di più senza tanti problemi. Quindi sì, basta applicare un po' più di prodotto, non è miracoloso, però comunque un buon prodotto che costa poco, l'incio è buono, ci può anche stare. Quindi boh, se vi capita, io ho anche altre profumazioni, si vedrà se le altre sono buone come queste. Poi ho finito questo qua della Essence, che è quello per asciugare lo smalto. Io ho sempre utilizzato queste goccette qua, che sono fantastiche, mi piacciono tantissimo, ovviamente non sono bio. Il problema è che ungono tantissimo le unghie e quindi poi dopo si deve andare per forza di cose a lavare le mani. Questo invece no, non vi unge assolutamente le mani. Tra l'altro fa asciugare lo smalto all'istante, quindi molto prima delle goccettine. Costa sui 3 euro e qualcosa. L'unico problema di questo prodotto è che finisce subito, ma veramente subito. Però è un prodotto talmente tanto valido che l'ho riacquistato e continuerò. Penso che ora quella confezione lì di goccettine la finirò, però poi passerò sempre direttamente a questo prodotto qua, perché è molto comodo, lo smalto si asciuga in fretta e non bisogna star lì ad aspettare. Poi ho finito due dentifrici. Allora, uno è il mio dentifricio preferito in assoluto. L'altro è un altro dentifricio che secondo me è molto valido e che gli assomiglia moltissimo. Allora, quello, il mio preferito in assoluto è questo qua della Avril. È un dentifricio che costa poco. Ho utilizzato tante confezioni di queste e lo prendo di solito sul sito di Accoverte. È buono, sembra un dentifricio tradizionale, ha un buon sapore di menta, ma non è così forte. Lava molto bene i denti, lascia una sensazione di freschezza, di pulito che rimane. Mi è piaciuto veramente tanto tanto tanto, quindi questo prendetelo, perché secondo me è molto molto valido e costa anche poco. L'altro dentifricio invece è quello di Neobio, anche questo buono, ha un buon sapore, assomiglia molto a questo qua, quindi anche questo è molto valido, anche il prezzo è molto basso, però non lo so, quello della Avril ha qualcosa in più. Ora sto utilizzando un'altra confezione di questo qua di Neobio, però poi credo che ripasserò a quello della Avril, dipende un po' da cosa mi capita mentre faccio l'ordine, però anche questo ottimo prodotto. Poi inizio a avere il fiatone.
finito questo qua che è la lozione anticrespo della Biofficina Toscana. E questo è protettivo per capelli lucidi e disciplinati. Allora, io non ho i capelli crespi, nel senso, il crespo che vedete adesso è perché io è da ieri mattina che non mi pettino capelli. Quindi ieri che era sabato mattina, oggi siamo a domenica mattina e non mi sono ancora pettinato i capelli e di solito non me li pettino perché stanno talmente lisci, stanno talmente così che cioè, non faccio un po' con le mani. Però questo per farvi capire il mio crespo. Ieri sono andata al mare, ho fatto il bagno. Questo è il mio. Quindi l'effetto crespo io non so dirvi se effettivamente, boh, se funziona o no. Io vi so dire che se ne mettete una mezza spruzzata di più, i capelli si sporcano e vanno rilavati. Oltre a essere appesantiti, diventano anche veramente sporchi. L'odore è pessimo, veramente pessimo. E inoltre il prodotto vaporizzato che finisce in terra vi fa. Rende le mattonelle unte, di un unto che poi va lavato. E se non si sta attenti e ci si cammina sopra per sbaglio, come è successo a me, fate delle cadute, ma di quelle grosse, perché svariate volte, magari andando di fretta, ok, sono entrata in bagno e sono montata sopra il prodotto che è in terra, che poi non lo vedete perché essendo vaporizzato è quello che non si è depositato sui capelli, quindi non si vede, ci montate sopra e fate dei voli a gambe per aria, come quindi quando andavo a mettere questo prodotto dovevo mettere la testa sull'asciugamano e spruzzarlo così sopra l'asciugamano perché c'era veramente il rischio di rompersi una gamba. No, visioni, scusate, avevo visto qualcosa che si muoveva dietro al computer, mi sono spaventata tantissimo, in realtà era il riflesso dalla finestra. Vabbè, ho finito tre creme mani, sto andando un po' a fatica, ma perché non ci sono più abituata, inoltre veramente mi sono svegliata da poco, quindi non riesco a carburare. Allora, la prima crema mani che vi faccio vedere è questa di Sante, Bio Goji Olive. Questa qua l'ho pagata 5,40 € e sono 100 ml. Questa è la crema. È una crema che non mi è piaciuta molto. Intanto l'odore non mi piace e poi andava a creare una specie di patinina lucida che a me mi dava noia, poi non l'ho trovata così idratante, non lo so, io ne ho sentito tanto parlare bene, ma questa non mi è piaciuta. Infatti l'ultima, prima di tagliarla ovviamente, l'ultimo pezzettino che sono riuscita a farlo uscire l'ho regalato a una mia amica perché non ne potevo più. Poi sono 100 millilitri, quindi è durata anche tanto, sicuramente non la riacquisterò. Un altro crema mani che ho finito è questa della Yves Rocher, della linea Couture Bio. Questo qua è certificato EcoCert. Si trova scontata, viene veramente poco, si trova scontata spesso sugli album delle consigliere, ha un odore buono, è uguale per tutta la linea Miele e Muesli, è una crema molto molto liquida che si assorbe in fretta e non fa scia bianca, io la consiglio in estate. O per le persone che come me non hanno mani secche, e va bene per il giorno, però ecco, non è molto idratante e è anche molto liquida, vedete? Quindi boh, nel senso, forse la riacquisterò, forse no, non lo so, dipende appunto, magari se la trovo molto scontata, non lo so. Buona per l'estate, ma se non avete le mani secche, altrimenti no. Poi ho finito questa qua della Dr. Organic, il miele di Manuka. Questa qua l'andrò a tagliare.
Questa è molto buona, la consiglio per l'inverno, per le mani secche, soprattutto prima di andare a letto, come ho fatto io, da utilizzare come impacco. L'odore è fantastico, è una crema che comunque va massaggiata. Dovete stare un secondino a massaggiarla, poi si assorbe e va bene, però appunto va massaggiata. Non è che si assorbe subitissimo, ecco. Però è molto idratante, la pelle risulta più morbida, più idratata, l'odore è buono, costa tanto perché costa sulle 14 euro, io l'ho comprata scontata, molto scontata, però sono 125 millilitri, quindi anche costa di più, ma c'è più prodotto, quindi se si va a vedere, come prezzo può andare bene. Poi devo buttare perché non ho, è andata male la crema sempre della Yves Rocher della linea Lifting Bio, sempre certificato EcoCert, questa crema da notte con l'antirughe. Allora, la butto perché è una crema che per il mio tipo di pelle è ottima, però solamente d'inverno e la sera, perché altrimenti risulta pesante. Io l'ho utilizzata per 2 o 3 inverni di fila, mi sono trovata benissimo, il problema è che non sono riuscita a finirla, è andata male prima, ovviamente. È una crema molto, molto burrosa, molto densa, l'odore è fantastico, non fa scia bianca, non è pastosa, si stende molto facilmente, la pelle risulta morbidissima, compatta, bella, e io appunto l'applicavo la sera prima di andare a dormire e la mattina dopo la pelle era morbida ma non era lucida o unta, quindi è un'ottima crema. Farò un pensierino appunto per questo, per l'inverno che verrà, quasi sicuramente la riacquisterò per la notte, molto molto buona, mi dispiace appunto di non essere riuscita a finirla prima della, prima che andasse a male, ecco, che poi scade il 9 di quest'anno, quindi non a febbraio, marzo, aprile, maggio, a settembre di quest'anno, però appunto ormai era aperta da troppo tempo, l'odore è cambiato e quindi io non la utilizzo più. Poi ho finito. Le salviettine, quelle struccanti Vivi Verde Coop, queste sono quelle idratanti delicate, sono 20 salviettine, costano poco, si trovano facilmente, l'incio è buono, non hanno un odore particolare, struccano benissimo, non appiccicano la pelle, quindi queste sono diventate le mie salviettine preferite e continuo a ricomprarle come se non ci fosse un domani. Ottime salviette. Poi ho finito questo gel doccia balea, questa era un'edizione limitata, fantastico prodotto, un odore buonissimo, paradisiaco, lava molto bene, fa schiuma, non secca la pelle, ottimo. Non si trova però in Italia. Un altro prodotto che non si trova in Italia, sempre della Balea, è questo Deo Spray senza sali di alluminio. Romantic Star, questo è quello 24 ore, effettivamente dura tanto perché io lavoro al mercato e scarico pancali tutta la mattina e vi posso garantire che con questo, anche se si suda, non si puzza. Gli odori di questi deodoranti sono molto forti, sembrano quasi dei profumi per ambiente anche a volte, sono molto forti, molto persistenti, quindi se vi piacciono le profumazioni più delicate o neutre, assolutamente questi deodoranti non fanno per voi. In ogni caso, profumazioni buonissime, quasi sempre molto dolci, prodotto molto valido. Se mi capita, riacquisterò sicuramente altri deodoranti di Balea. Poi ho finito della Bioert, questo detergente intimo, pH 3,5, dell'età fertile. Allora, sono 200 ml, il prodotto è veramente molto buono, è molto liquido, non ha un
un odore particolare, ma in ogni caso mi sono trovata molto bene, lo riacquisterò più un po' quando appunto avrò finito altre cose che sto utilizzando adesso. In ogni caso non mi ha dato problemi di secchezza, bruciori, irritazioni, fastidi vari, è veramente, l'ho trovato un ottimo prodotto, l'ho trovato delicato, una schiumettina molto delicata, molto morbida, è un buon prodotto, anche questo super consigliato. Poi ho finito della Yves Rocher questo SOS Mani Pulite, è appunto un antibatterico all'arnica. Non vi so dire se funzioni o no come antibatterico, però come prodotto mi è piaciuto. Ha un buon odore, non appiccica, carino, carino, non costa tanto. Poi ho finito, però in realtà non in questo periodo, però erano rimasti da parte, non so perché. Ho finito due prodotti che mi aveva regalato Martina Sara. Vi lascio il link del suo canale qui nell'info box. E mi aveva fatto provare il detergente delicato al bambù dell'Archimilla e lo shampoo sempre dell'Archimilla alla lavanda e all'eucalipto per capelli grassi. Allora, il detergente mi è piaciuto. L'odore insomma, però un pochino ho trovato che seccasse la pelle e sugli occhi bruscicchiava. Quindi sì, mi è piaciuto, ma non credo di acquistare il prodotto. Mentre lo shampoo, l'odore è carino, si sente sia la lavanda che l'eucalipto. Lo shampoo, ci ho fatto un po' di lavaggi, fino a quando avevo capelli grassi andava benissimo. Poi i miei capelli sono cambiati e ora sono normali, e da normali questo shampoo l'ho trovato un po' troppo aggressivo e sgrassante. Quindi anche questo lo consiglio, però solo per i capelli grassi. In ogni caso, grazie Marti di avermeli fatti provare. E andiamo avanti perché c'è tante cosine. Ho finito questa mini taglia del mascara Sexy Pulp del Libro Rocher, fantastico prodotto. Ho anche la taglia più grande, mi piace tantissimo, piace anche alle mie amiche. Lo scovolino è molto grande, dà un effetto molto volumizzato e non cola. Non fa l'effetto panda, non appiccica le ciglia tutte insieme. Ottimo prodotto. L'inci è quello che è, ma il prodotto è veramente valido. Poi, ultime cosine. No, questo ancora non è del tutto finito. Allora, ho finito il campioncino del gel doccia Veleda alla mandorla. Crema doccia, non mi è piaciuto né l'odore né il prodotto perché non fa schiuma, l'odore di mandorla non mi piace, quindi no. Sempre di Veleda ho finito shampoo e balsamo, l'avena, quello ristrutturante. Il balsamo assolutamente no, è come mettere acqua sui capelli, non serve a niente. Sì, lo shampoo carino, però non mi ha entusiasmato, quindi anche questo ciao. Poi l'erbolario crema per mani e unghie, all'olio di oliva, vitamina E. Questa campioncino mi è piaciuto moltissimo, è una crema molto valida secondo me. È una delle migliori creme che io abbia mai provato. Il problema è che l'odore sulla pelle delle mie mani cambia e non mi piace, per cui non lo acquisterò solo per l'odore, ma come prodotto è ottimo. Quindi questi erano i prodotti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!